La parola il consigliere Lerede, prego consigliere. Allora, grazie Presidente. Io volevo rivolgermi in particolar modo al consigliere Palmieri. Al di là di quanto anche gli altri consiglieri di minoranza hanno rilevato, quindi al di là delle eccezioni, dei commenti e delle rilevazioni burocratiche di metodo che in un consiglio comunale sono ben accette perché è giusto che si debbano rilevare, però la cosa che mi ha fatto più male è quanto ha detto il consigliere Palmieri, perché si è parlato sempre e il Presidente del Consiglio ha sempre rilevato, ha dato sempre la parola sul fatto personale, però ritengo che forse il fatto personale è stato il fatto personale di tutti noi componenti della maggioranza. Questo ha leso molto quella che è la mia sensibilità, al di là, ripeto, delle eccezioni sollevate dove nulla questio, perché non si può andare a insinuare che noi non sapevamo. Io ritengo e ho sempre detto negli interventi che ho fatto che una parola la porterò sempre avanti, e non perché sono seduta qui o perché ci sono i miei colleghi qui presenti, è la trasparenza di tutto quello che si fa. Certo, non potevo scendere le scale o andare in via Tale dei Tali o in piazza e poter dire qualcosa in merito a questo quando io già lo sapevo. Era un accordo nostro che sarebbe venuto fuori. Poi, al di là di questo accordo, che è sotteso o sotteso o non sotteso a quelle che sono delle ideologie politiche, ritengo che ci siano comunque valorizzate le persone. E ad oggi posso dire, alla vigilia dell'ultima seduta del Presidente Valenzano, che non mi è sembrato che sia stata una persona legata alla poltrona e alla maggioranza, è stata una persona, vi ha dato la possibilità sempre, secondo, rispettando il regolamento comunale. Quindi dire che, come lei ha ben scritto, per carità consigliere Palmieri, che ci sono prima le persone, io ritengo che questa maggioranza ha sempre messo in evidenza prima le persone, poi gli altri aspetti. E anche in questo accordo c'è un rispetto prima delle ideologie politiche, delle persone che noi siamo e della trasparenza che c'è tra di noi, cosa che continuerò sempre a sottolineare, perché è la verità che siamo sempre a conoscenza di quello che succede tra di noi. Grazie Presidente. Grazie consigliere.